La pazienza è uno dei distintivi dell'anima mariana. La Madonna fu pazientissima e capace di santificare ogni minimo dolore e sofferenza. Capace inoltre di custodire sempre la serenità del cuore, anche dinanzi a tribolazioni ed avversità. Si oppone direttamente alla pazienza, alla passione dell'ira, quella che più difficilmente si riesce a domare. Un figlio di Maria, degno di questo nome, ingaggia una lotta senza quartiere, spietata, all'ultimo sangue, contro questo fortissimo nemico, consapevole di dover perdere molte battaglie prima di vincere la guerra, ma anche certa che l'aiuto della sua Santissima Madre mai le mancherà. Maria, la pazientissima, aiuta tutti i suoi figli che intraprendono la lotta per l'acquisto di questa importantissima virtù cristiana. Per noi uomini peccatori, il primo ambito di esercizio della pazienza siamo noi stessi, pazienza con i nostri difetti, col nostro cattivo carattere, con le nostre miserie, imperfezioni, sbadataggini, fallimenti, figuracce, eccetera. Dicono i maestri di spirito che la prima forma di pazienza dobbiamo imparare a esercitarla verso noi stessi, imparando anzitutto, con la pazienza e l'umiltà, a trarre profitto anche dai nostri peccati.